Non tutti coloro che dicono di essere salvati sono salvati. Si conosce un albero dal suo frutto. Voglio studiare insieme la vita di un uomo che di apparenza era un grande credente zelante, però seguendolo negli anni scopriamo che non c'era vero frutto. È una vita che all'inizio sembrava di andare molto bene, ma poi non è andato bene. In Secondo Cronache leggiamo di un re di nome Azachia, Acasia, che era un uomo malvagio, re di Giuda, ha peccato molto e Dio lo ha fatto morire. La madre di Acasia era Athalia, e lei voleva potere. Quando Acasia fu ucciso da Jehu, cosa fa questa sua mamma? Ha fatto morire tutti i figli di Acasia. Ha fatto uccidere, ha chiamato le guardie fedeli a lei, ha fatto andate a uccidere subito i figli, così non ci sarà eredi e mi faccio io regina. E ha fatto così. Però uno ha preso il bimbo, lui, il più piccolo figlio, Joash, che aveva un anno, e lo ha preso e l'ha nascosto. E se non bimbo era facile portare via, e lo hanno cresciuto. E leggendo oggi abbiamo detto, probabilmente non ha mai visto la luce del giorno. È stato tenuto dentro per 6 anni finché non ebbe 7 anni. Allora, vi leggo di questo avvenimento in Secondo Cronache 22. Leggerò un bel po' da Secondo Cronache da 22, 23 e 24, se volete seguire. Capitolo 10, 22, 10. Quando Athalia, madre di Acasia, vide che suo figlio era morto, si levò e distrusse tutta la discendenza reale della casa di Giuda. Ma Jehoshabeath, figlia del re, prese Joash, figlio di Acasia, la trafugò di mezzo ai figli del re che erano uccisi e lo mise con la sua nutrice in una camera da letto. Così Jehoshabeath, figlia del re Jehoram, moglie del sacerdote Jehoiada, era la sorella di Acasia, lo nascose a Rathalia, che non lo uccise. Così rimase nascosto con loro nella casa di Dio per 6 anni, mentre Athalia regnava sul paese. Allora, Dio aveva dato una promessa che dalla discendenza di Davide sarebbe nato il Cristo, e Satana sapeva questo. E quindi era Satana che metteva in cuore di questa donna malvagia di uccidere tutti i discendenti. Lei non capiva che avrebbe distrutto la possibilità del Cristo, lei vedeva solo che avrebbe portato vantaggi a lei, carnalmente parlando, ma Satana sapeva esattamente quello che avrebbe fatto. E quindi Satana per l'ennesima volta ha cercato di distruggere la possibilità del Cristo in Egitto, come aveva fatto, facendo morire tutti i maschi. A Betlemme, come ha fatto, mettendo in testa di Erode di uccidere tutti i maschi. Satana sapeva che Gesù doveva nascere e voleva evitare che fosse nato il Cristo, ma Dio vince sempre. E quindi ha messo in cuore di questa sorella, zia, di nascondere questo bimbo, 6 anni nascosto, cresciuto sotto la cura di Jehoiada, che era il sommo sacerdote, uomo timorato di Dio. Quindi questa regina malvagia regnava, portandola la nazione è sempre più in idolatria, roba pagana. E al momento giusto, quando Joash aveva 7 anni, quindi l'età di Simone, che sta per compiere 8, lo so, quindi quasi un anno meno di Simone, Dio ha detto: adesso è grande abbastanza da regnare. Adesso è maturo abbastanza a regnare sulla nazione. E questo ci dà un'indicazione di quello che Dio intende per la maturità dei figli.
sotto guida, tutelato da Gioaida, però Dio vuole che cresciamo i figli che siano responsabili. Quindi, in capitolo 23, leggo da 1 a 4 quello che fa questo Gioaida, sommo sacerdote. Il settimo anno, Gioaida, fattosi coraggio, prese i capi di centinaia, cioè Azaria, figli di Jehoram, Ismaele, figli di Jehohanan, Azaria, figli di Obed, Maasea, figlio di Adaia, ed Elishaphat, figlio di Zicri, ed essi strinsero con lui un'alleanza. Quindi essi percorsero Giuda, radunarono i Leviti da tutte le città di Giuda e i capi delle case paterne di Israele e vennero a Gerusalemme. Così tutta l'assemblea strinse un'alleanza con il re nella casa di Dio. Quindi Gioaida disse loro: ecco, il figlio del re regnerà, come l'Eterno ha detto dei figli di Davide. Questo è ciò che voi farete. Un terzo di voi, sacerdoti e leviti, che entrano in servizio il sabato, sarà di guardia alla porta del Tempio. Mi fermo. Però lui ha organizzato che voi che state uscendo dal servizio resterete, voi che entrate arriverete, armi a tutti, quindi tutti questi uomini armati, e voi circonderete il nuovo re e bloccherete l'accesso a chi vorrebbe venire a ucciderlo, no? E proteggerete lui. Ha organizzato tutto, guidato da Dio. Adesso passo al versetto 11. Allora fecero uscire il figlio del re, gli posero in testa la corona, gli consegnarono la legge e lo proclamarono re. Poi Gioaida e i suoi figli lo unsero e gridarono: viva il re! Quando Athalia udì il rumore del popolo che accorreva acclamando il re, andò verso il popolo nella casa dell'Eterno. Guardò, ed ecco, il re stava in piedi sul suo palco all'ingresso. I capitani e i trombettieri erano accanto al re. Tutto il popolo del paese gioiva e suonava le trombe, e i cantori con i loro strumenti musicali guidavano la lode. Allora Athalia si stracciò le vesti e gridò: tradimento! Tradimento! Ma il sacerdote Gioaida fece uscire i capi di centinaia che comandavano l'esercito e disse loro: fatela uscire di mezzo alle file, e chiunque la segue sia ucciso di spada. I sacerdoti infatti aveva detto: non permettete che si uccisa nella casa dell'Eterno. Così essi la afferrarono, e come ella giunse alla casa del re, per la strada della porta dei cavalli, lì fu uccisa. Poi Gioaida fece un patto tra sé, tutto il popolo e il re, perché Israele fosse il popolo dell'Eterno. Allora tutto il popolo andò al tempio di Baal e lo dimolì. Fece interamente a pezzi i suoi altari e le sue immagini, e uccise davanti agli altari Mattan, sacerdote di Baal. Poi Gioaida affidò la sorveglianza della casa dell'Eterno ai sacerdoti e leviti, che Davide aveva stabilito nella casa dell'Eterno per offrire olocausto all'Eterno, come è scritto nella legge di Mosè, con allegrezza e con canti, come aveva ordinato Davide. Stabilì inoltre i portinai alle porte della casa dell'Eterno, affinché non vi entrasse nessuno che fosse in alcun modo impuro. Prese quindi i capi di centinaia, i nobili, quelli che avevano autorità sul popolo e tutto il popolo del paese, e fece scendere il re dalla casa dell'Eterno. Passando quindi per la porta superiore, giunsero al palazzo reale e fecero sedere il re sul trono del re. Così tutto il popolo del paese fu in festa e la città rimase tranquilla dopo che Athalia fu uccisa di spada. Sembrava tutto perso. Cioè, questa donna malvagia per 6 anni regnò con grandi malvagità, e si capisce che non era pazzato, perché il popolo faceva festa quando fu uccisa, e sembrava che il piano di Dio fu interrotto. E quelli fedeli a Dio, tranne insomma, sacerdoti, quelli pochi che sapevano, hanno detto: è rovinato tutto, non c'è più speranza. Ma c'era speranza, c'era speranza. E quindi vediamo che Gioas diventa re. Adesso 24, che grande, buon re era.
versetti 1 e 2. Joash aveva 7 anni quando iniziò a regnare e regnò 40 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Zibia di Beersheba. Joash fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno durante tutto il tempo che visse il sacerdote Jehoiada. Quanto? Non per sempre, ma finché viveva il sommo sacerdote che lo faceva di papà, di guida. 3 e 4. Jehoiada prese per lui 2 mogli ed egli generò figli e figlie. Ora, dopo questo, venne in cuore a Joash di restaurare la casa dell'Eterno. Che bello! Voleva riportare il Tempio in buona condizione. Versetto 8 a 10. Per ordine del re fecero una cassa e la misero fuori alla porta della casa dell'Eterno. Poi fecero una proclama in Giuda e in Gerusalemme perché si portasse all'Eterno la tassa che Mosè, servo di Dio, aveva imposto ad Israele nel deserto. Ora tutti i principi e tutto il popolo si rallegrarono e portarono il denaro, gettandolo nella cassa, fino a riempirla. Allora, gioia nel dare. Gioia nel dare. Perché di nuovo si stava adorando Dio. E non è scritto in questi versetti, ma Dio benediceva la nazione. E loro vedevano questo. È tornato la gioia. E quando noi smettiamo di seguire Dio di cuore, sparisce la gioia. E quando noi ci umiliamo e seguiamo Dio di cuore, la gioia ritorna. La gioia non dipende dalle circostanze. Allora, versetto 14, concludendo, quando ebbero finito a riparare il tempio, portarono davanti al re e davanti Jehoiada il denaro rimasto e con esso fecero utensili per la casa dell'Eterno, utensili per il servizio e per offrire i sacrifici, coppe e altri utensili di oro e di argento. Finché visse Jehoiada, si offrirono continuamente olocauste nella casa dell'Eterno. Finché visse. Quindi, per anni, le cose andavano benissimo, ma come tutti gli uomini, morì, come muoiono tutti. Andiamo avanti, 24:15. Ma Jehoiada, divenuto vecchio e sazio di giorni, morì. Aveva 130 anni quando morì. E questo era eccezionalmente vecchio a quell'epoca. Cioè, questo era molto tempo dopo il diluvio. Ma Dio aveva misericordia su Giuda e lo ha tenuto in vita. Ma Jehoiada, divenuto vecchio e sazio di giorni, morì. Aveva 130 anni quando morì e fu sepolto nella città di Davide insieme ai re, perché aveva fatto del bene in Israele nei confronti di Dio e della sua casa. Dopo la morte di Jehoiada, i principi di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re e il re diede loro ascolto. Essi abbandonarono quindi la casa dell'Eterno, il Dio dei loro padri, e servirono gli Asherim e gli idoli. A motivo di questo loro peccato, l'ira di Dio cadde su Giuda e su Gerusalemme. E poi, orribile, 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 quello che Joas fece adesso, 19. L'Eterno mandò loro profeti per farli ritornare a Lui. Questi testimoniarono contro di loro, ma essi non vollero ascoltare. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Jehoiada, che si levò al di sopra del popolo e disse loro: così dice Dio, perché trasgredite i comandamenti dell'Eterno e non prosperate? Poiché avete abbandonato l'Eterno, anche Egli vi abbandonerà. Ma quelli fecero una congiura contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile della casa dell'Eterno. Così il re Joash non si ricordò della bontà che Jehoiada, padre di Zaccaria,
aveva usato verso di lui e ne uccise il figlio, che morendo disse: l'Eterno vede e ne chieda conto. Per me questa è una delle cose più tristi della Bibbia. Questo bambino viveva, sopravviveva a causa di questo sommo sacerdote che lo aveva curato, tenuto nascosto a rischio della vita, perché se fosse scoperto quando regnava la regina malvagia, lei avrebbe fatto morire lui. Cioè lei non aveva nessun problema di far morire chiunque. E lui a rischio della vita è tenuto in vita, poi lo ha fatto diventare re, ha curato lui per anni, guidandolo nella buona via, la nazione prosperava, e poi lui muore e il figlio gira le spalle a tutto l'insegnamento, va dove andava il suo cuore di natura, all'idolatria, e fece morire il figlio di questo sommo sacerdote. 23-24, Dio manda disciplina. Così avvenne che all'inizio del nuovo anno l'esercito dei Siri salì contro Joash. Essi vennero in Giuda e a Gerusalemme e sterminarono fra il popolo tutti i suoi principi e ne inviarono l'intero bottino al re di Damasco. Sebbene l'esercito dei Siri fosse venuto con pochi uomini, l'Eterno diede nelle loro mani un grandissimo esercito, perché avevano abbandonato l'Eterno, il Dio dei loro padri. Così essi eseguirono il giudizio su Joash. Questi pochi soldati di Siria, pochi nemici, hanno distrutto un grandissimo esercito dei giudei. Così Dio ha punito Joash. Allora il popolo a quel punto, si potrebbe dire, è tornato in sé e ha capito che Joash era malvagio e abbiamo peccato. 25. Quando i Siri si ritirarono da lui, perché lo avevano lasciato molto malato, i suoi servi ordirono una congiura contro di lui a motivo dell'uccisione dei figli del sacerdote Jehoiada e lo uccisero nel suo letto. Così egli morì e lo seppellirono nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Questi sono coloro che congiurarono contro di lui: Zabad, figlio di Shimeath, l'Ammonita, e Jehozabad, figlio di Shemirith, la Moabita. Quanto riguarda i suoi figli, le molte profezie dette contro di lui e il restauro della casa di Dio, ecco, queste cose sono scritte nelle annali del libro dei re. Al suo posto regnò suo figlio Amazia. Cosa impariamo da Joash? Fra l'altro impariamo che non dobbiamo credere di stare bene davanti a Dio perché abbiamo iniziato apparentemente bene anni fa. Addirittura non dobbiamo credere di essere salvati se non c'è frutto oggi. Abbiamo fatto uno studio, l'ultimo studio, su esaminarci. E vorrei fare parte 2 di quello studio stasera, usando Joash come esempio. Tanti brani parlano di questo. Trovate con me Secondo Pietro 1. Secondo Pietro 1, versetti 5 ad 11. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi e abbondano, non vi renderanno oziosi né infruttuosi nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco, è miope, perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché
Facendo queste cose non inciamperete mai. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. E notate quel versetto di rendere sicura la vostra vocazione e parlava in 8 di non essere infruttuosi. La vera salvezza ci sarà chiaro frutto. La vera salvezza non importa quello che tu hai detto di credere 1, 2, 10, 20 anni fa. Non importa. Non è quella una prova di niente. La prova è che c'è frutto nella tua vita. Ecco come rendi sicura la tua vocazione. Con una vita che produce frutto. Se non c'è frutto, non dovresti dubitare la salvezza. Dovresti piuttosto... La tendenza di un vero credente, quando non c'è frutto o c'è poco frutto, qual è la tendenza di un vero credente? Satana mette una menzogna in testa e cosa pensa? Allora, non sono salvato. Invece di dire, oh Signore, perdonami, mi aggrappo a Cristo e vivo guardando a Cristo e perciò dimorando in Cristo, perciò portando molto frutto. La soluzione per un vero credente non è di dubitare la salvezza, è di cambiare vita. Invece un falso credente non pone il problema. Non ha frutto, ma non è aggravato da questo. Non è aggravato. Nella mia esperienza, mai ma mai un falso credente è stato aggravato dal fatto di non avere frutto. Uno che non è aggravato è grave. Quindi la domanda, tu hai frutto nella tua vita? Si vede l'opera di Dio in te? In modo che sei più come Cristo adesso di quando hai creduto? Allora, se sei salvato, sto parlando in questi giorni di chi è salvato da una settimana, due settimane, tre settimane, e c'è tanto frutto, cambiamento di vita, di modo di pensare, desideri del cuore. Però, quindi c'è frutto anche in due settimane. Però dovremo essere più come Cristo adesso che 5 anni fa, se sei salvato 5 anni. E adesso più che 10 anni fa, e molto più che 15 anni fa, e moltissimo più di 20 anni fa. E dovrebbe essere normale per persone di dire, vedo più di Cristo in te. Se no è un problema. Ci saranno cadute. Però un vero credente confesserà il peccato e crescerà e riprenderà la via. C'è frutto in te? Conosciamo Filippesi 2, 12, 13? Come dice di vivere la vita cristiana? Guardate, Filippesi 2, 12, 13. Dio ci comanda di compiere la nostra salvezza con timore e tremore. Di non prendere per seconda, ma io sono salvato. Ma non, no, dice di compiere con timore e tremore. Confidando però in Dio, guardate Filippesi 2, 12, 13. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Quindi io con timore e tremore completo la mia salvezza. Cioè io, quando io non ho frutto, ho timore, ho tremore. E cosa mi fa quel timore? Non mi fa dubitare la salvezza. Mi spinge a ravvedermi. Quanto è... Qual è la parola giusta? Normale per un credente di avere molto frutto. Così dice Gesù in Giovanni 15. Cosa dice? È una cosa rara che succederà ogni rara volta? O se tu dimori in Cristo,
tu chiedi al Padre quello che vuoi, a quel punto chiederai frutto e Lui risponderà e tu avrai molto frutto affinché Dio sarà glorificato in te. Se tu sei veramente salvato, dovrebbe essere normale che c'è molto frutto nella tua vita. Ricordate, frutto cos'è? Due cose. Frutto è non quello minore di solito, è non credenti che sentono da te di Dio, è importantissimo quello, ed è credenti che vengono edificati a causa tua. I credenti nella tua vita, di casa, quello che vedi tutti i giorni, quello che vedi una volta alla settimana, credenti saranno edificati per motivo tuo. La tua vita, le tue parole, il tuo esempio, usando i tuoi doni, saranno incoraggiati, stimolati. Sì, signori, sì, signori. Io ho raccontato oggi come sono stato stimolato veramente di più di due persone, di varie persone, che varie persone dal vivo e per telefono e per email, che mi hanno edificato nel mio cammino. Prego che anch'io sono stato di stimolo a delle persone, perché dovrebbe essere normalissimo. Se non è normale, è un segno gravissimo. Se non è normale. Quindi, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Poi, secondo Timoteo 2,19. Tu sei veramente salvato? Ascolta quello che dice. Dio lo sa chi è salvato, ma noi non sappiamo se non solo per chiaro frutto. Quindi, secondo Timoteo 2,19, tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono suoi. E si ritraga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Signore sa chi è salvato, ma noi no, se non tramite un cammino di santità. Se tu dici di essere in Cristo, se tu prendi la cena, abbandona la tua iniquità, concupiscenza, menzogne, orgoglio, egoismo, lamentele, smetti a peccare se tu dici di credere in Cristo. È quello che sta dicendo. Primo Tessalonicesi, capitolo 1, da 2 a 6, Paolo poteva dire, io conosco la vostra elezione. Come poteva Paolo dire di sapere che erano salvati? È una dichiarazione grande. Come poteva dire quello? Leggiamo, primo Tessalonicesi 1, da 2 a 6. Noi, io e i miei collaboratori, noi rendiamo di continuo grazie a Dio per voi tutti, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e nostro Padre, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Perché il nostro Evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Voi sapete bene come ci siamo comportati fra voi per amore vostro e voi siete divenuti nostri imitatori e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a tanta afflizione con la gioia dello Spirito Santo. Mi fermo. Lui dice, noi abbiamo visto tre cose. L'opera della vostra fede. Buone opere. La vostra fede produce opere visibili. Poi, la fatica del vostro amore. Il vostro amore non è parole, ma è una fatica che fate per amare gli altri. E la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, voi, in mezzo alle sofferenze, alle prove, cosa fate? Ma abbiamo la salvezza, andremo con Cristo, questo passerà! Allora, vedendo queste tre cose in voi, io conosco la vostra elezione. Voi siete veramente salvati. E avete ricevuto la parola, all'inizio, in mezzo a tanta afflizione, con la gioia.
Siete stati perseguitati terribilmente dall'inizio e per voi avevate la gioia e non importava. Io so che voi siete salvati. Colossesi 1, 21 a 23. Colossesi 1, 21 a 23. Una cosa fondamentale nella vera salvezza è ogni vero credente persevera. Tanti mi dicono, contattandomi, ma se uno crede per un po' e poi non crede più, perde la salvezza? No, dimostra che non è mai stato salvato. I veri credenti perseveranno. Leggo 21. E voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente per le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, irreprensibili e senza colpa, seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo che voi avete udito, che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono stato fatto ministro. Quindi, perseverate e i veri credenti perseveranno. I veri credenti persevereranno. Apocalisse, capitolo 2. Gesù sta dichiarando, dettando le lettere per le sette chiese. E Apocalisse 2 c'è la prima lettera, alla chiesa di Efeso. E notate che lui dichiara una cosa molto, molto grave, che mi fa pensare a Joas. Apocalisse 2, da 1 a 5. All'angelo della chiesa in Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri di oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima. Se no, verrò presto da te e ti rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Terribile, terribile. Una chiesa che in tante cose era esemplare, ma avevano perso il primo amore. E dice: io sto per tirare via da voi, rimuovere il tuo candelabro, la luce di Cristo. Hai perso il tuo primo amore? Così dice Gesù. Di urlare e dire: allora non sono salvato. Cosa dice Gesù a loro? Dice: allora voi non siete salvati. Cosa dice Gesù? Ditemi voi. Cosa dite? Smettete di credere di essere salvati. Dice quello? Cosa dice Gesù? Non dice: voi non siete salvati. Dice: ravvedetevi. Ravvedetevi. La soluzione non è di dubitare la salvezza, la soluzione è di ravvedersi. I falsi credenti non si ravvedono. Satana vuole che i veri credenti sono confusi e non si ravvedono, ma devono semplicemente ravvedersi. L'offerta è per tutti. Ravvedetevi, ravvedetevi, ravvedetevi. Non dubitare la salvezza, ravvedetevi. Non voglio leggere tutto, ma ricordate la parabola del seminatore con i quattro terreni? Leggo un pezzo di quello. Iniziando con Marco 4, versetto 3. Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Ora venne che mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli del cielo vennero e la mangiarono. Un altro cade in luoghi rocciosi dove non c'era molto terra e subito spuntò
ma non c'era un terreno profondo, ma quando si levò il sole fu riarsa e poiché non aveva radice si seccò. E mi fermo lì e salto giù alla spiegazione di questa parte della parabola. Era in casa solo con gli apostoli e loro, ma spiegaci, spiegaci. E lui dice, iniziando a versetto 11, ed egli disse loro, a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a coloro che sono di fuori tutte queste cose si propongono in parabole affinché vedendo vedono ma non comprendono e udendo odono ma non intendono, che loro non si convertono e i peccati non siano loro perdonati. Poi disse loro, non comprendete questa parabola? E come comprenderete tutte le altre parabole? Il seminatore è colui che semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminato la parola. E dopo che l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata nei loro cuori. E parimenti, quelli che ricevono il seme su un suolo roccioso, sono coloro che, quando hanno udito la parola, subito la ricevono con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. E quando sopravviene la tribolazione o la persecuzione a causa della parola, sono subito scandalizzati. E poi mi fermo lì. Allora, quelli rispecchiano quelli che abbiamo appena letto in Joash. Per esempio, ricordate che i principi del popolo sono venuti da lui e non volevano seguire Dio e lui ha accettato? So, ricordate quello? Quindi era comodo seguire Dio finché c'era Jehoiada. Ma quando non c'era lui, i principi non volevano. Ma questi sono i miei principi, hanno potere. E quindi ha preso la strada più facile. E molto spesso è bello seguire Dio per un tempo. E vengono le prove e le circostanze pesanti e le persecuzioni e le critiche a causa di Cristo. E diventa difficile. Allora, c'è radice, c'è radice. Se andassimo avanti nella parabola, c'è quelli che ricevono il seme tra le spine e per loro non è persecuzione, sono le sollecitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose, i problemi, le sollecitudini, le difficoltà, le faccende. E questo fa sì che non portino frutto. Perché il frutto è la prova della salvezza. Quindi, quelle tre categorie non sono salvate. Perché la vera salvezza produce frutto. Leggendo la prima parte di Joash, uno direbbe: che grande uomo di Dio! Che grande uomo di Dio! Però alla fine è diventato evidente che il suo vero cuore era un cuore malvagio, che cercava l'approvazione degli uomini anziché l'approvazione di Dio. Se ricordate in Giovanni 12 si legge quello di tanti dei sacerdoti che credevano in Gesù ma non volevano confessarlo pubblicamente perché temevano, preferivano l'approvazione degli uomini che l'approvazione di Dio. Quindi era come il seme che è caduto sopra la roccia. Una certa gioia, uno zelo per ristabilire il tempio, casa di Dio. Lui faceva con una certa gioia, ma non gli costava niente, perché il popolo era tifoso, quindi non era difficile. Però quando è diventato difficile, lui ha mollato tutto, ha mollato tutto. Dio ci esorta a rendere chiara la nostra vocazione. Gesù dichiara che molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, ed io gli dirò, non vi ho mai conosciuto. Ho parlato con una persona poco fa, in questi giorni, e ho detto, vorrei capire la tua salvezza.
e non mi interessa quello che è successo anni fa. Mi interessa il tuo cammino oggi. C'è frutto che tu sei salvato oggi. Lascia stare quello che è successo 5, 10, 15, 20 anni fa. Non importa. Non è una prova della salvezza. La prova è la tua vita oggi. Chi è Gesù Cristo per te veramente? Ti vedi come uno che senza Cristo sei perduto, ma grazie a Dio non sei senza Cristo e ti aggrappi a Lui e questo ti dà gioia? Conoscete la frase, la gioia della salvezza? Davide, Salmo 51, rinnova in me la gioia della salvezza. Qual è questa gioia? Una bella vita, perché se Dio mi salva e toglie i problemi, qual è la gioia della salvezza? È la gioia di sapere di essere perdonato, che supera tutti i problemi. Tu hai questa gioia? Tu hai la gioia di dire, Signore, io ho Cristo, ho la viva speranza. Ricordate quello che Paolo diceva ai Tessalonicesi? Vedo le vostre opere, vedo le fatiche del vostro amore e vedo la costanza della vostra speranza in Gesù Cristo. E perciò io conosco la vostra lezione. Voi siete salvati. E se io non ho questo, non dovrei dire, oh, allora non sono salvato. No, se non ho questo, cosa dice Gesù alla chiesa di Efeso? Quando non vedo chiaro frutto, c'è una via sola da fare. E qual è? Ravvedermi. La Bibbia non dice mai di dubitare la salvezza. Cosa dice piuttosto? Sempre. Cosa dice? Ravvedermi. Questo messaggio non dovrebbe far dubitare la salvezza. Dovrebbe fare ravvedersi quando ci manca chiaro frutto. Se uno non gli importa, c'è chiaro frutto. Se uno non è aggravato, c'è chiaro frutto. Non è un buon frutto. La vera salvezza produce frutto. Se manca il frutto, devo ravvedermi. E Dio di nuovo mi farà avere frutto. Perché questo fa parte della vera salvezza. Alcuni 30, alcuni 60, alcuni 100. Ma il seme che cade in buona terra produce frutto. Preghiamo di produrre più frutto per rendere chiara la nostra vocazione e per dare gloria al nostro Dio. E Gesù in Giovanni 15, parlando di dimorare in Lui, che vuol dire riconoscere i peccati, di pregare al Padre, oh Signore, compia tramite noi frutto, che Dio produrrà frutto, molto frutto, e così dimostrate che siete discepoli. E poi dice, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Come puoi tu stare bene? In base alle circostanze o in base al fatto di dimorare in Cristo e portare molto frutto? C'è una via sola per avere la gioia della salvezza e di camminare dimorando in Cristo e portando molto frutto. Se non è la tua vita, la cura è non dubitate la salvezza. Ravvedetevi. Ravvediamoci. Ogni volta che vedo che non c'è tanto frutto. Preghiamo. Signore nostro, ti lodo perché sei un Dio che salva peccatori. Non ci salvi perché siamo bravi o buoni, ci salvi perché questo è il tuo cuore. Questo è il tuo cuore. Non ci salvi perché vedi potenzialità in noi. Tu salvi perché vuoi darci un nuovo cuore. E quando tu salvi, ci dai un nuovo cuore. Un cuore che vuole te. Però tu sai che facilmente veniamo sfiati. Possiamo essere sfiati. Il re Davide, grande uomo di Dio, è stato sfiato e caduto profondamente. Ma poi ha guardato su e volevo di nuovo la gioia della salvezza e si era veduto pienamente.
Padre, quando ci troviamo? Quando ci troviamo senza chiaro frutto, ti prego che possiamo ravvederci, non dubitare, ma ravvederci profondamente per tornare a dimorare in Cristo e produrre con la tua opera in noi molto frutto, dando gloria a te e rendendo chiaro la nostra vocazione. Ci sarà chi produce il 30 e chi 60 e chi 100. Hai dato ad uno 5 talenti e ad un altro 2, ad un altro 1. Quello dipende da te, ma ognuno produrrà molto frutto. Padre, grazie per questo. Che privilegio! Questa è una vita che conta. Questa è una vita che vale produrre frutto che dura in eternità. Grazie per questo privilegio. E grazie che possiamo rendere chiara la nostra vocazione. Grazie che è possibilissimo, anzi, è normale avere tanto frutto. Grazie per questo. Ti prego che chiunque è veramente salvato, che non ha frutto chiaro, possa ravvedersi, perché presso di te c'è perdono. Grazie per la tua parola, per lo Spirito e per Cristo Gesù, il nostro Avvocato. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.